sono due aspetti innovativi in questo nostro corso di alta formazione. Da una parte l'utilizzo delle nuove tecnologie per la valutazione del rischio biomeccanico. Il rischio biomeccanico sin qui è stato valutato solo da un punto di vista osservazionale, qualitativo. Abbiamo bisogno di strumenti di misura per dare qualità alla nostra valutazione del rischio. L'altro elemento di novità è la prospettiva riabilitativa, la riabilitazione al gesto lavorativo. Noi dobbiamo consentire ai lavoratori che hanno subito infortuni o sono affetti da malattie professionali, dobbiamo consentire loro di tornare al lavoro attraverso un percorso riabilitativo specifico che li riporti al loro lavoro.